Poter partecipare agli esami di maturità in sicurezza, ma soprattutto tornare alla socialità senza troppe preoccupazioni e godersi le vacanze estive insieme agli amici. Sono queste le motivazioni che hanno spinto migliaia di ragazzi ad aderire all'Open Day per la vaccinazione dei maturandi, che è stato prolungato fino a mercoledì 9 giugno. Siamo più sicuri, poi specialmente quando inizierà la scuola ai superiori, a settembre starò più tranquilla. Ho la maturità quest'anno, però non è solo per questo il motivo, volevo vaccinarmi anche per tutelarmi e tutelare gli altri dal Covid. E ovviamente è importante vaccinarsi e tutti dovrebbero farlo. Ero contenta di non dover aspettare a lungo, infatti ho subito colto questa opportunità, altri miei compagni non l'hanno fatto, però sì, ero felice di essere finalmente vaccinata e non dovermi più preoccupare. I ragazzi sono reduci da un anno durissimo tra lezioni in DAD e un lockdown che ha limitato le possibilità di incontrare gli amici, andare al cinema, dedicarsi ad attività sportive, trascorrere la serata in un locale. La possibilità di ricevere il vaccino ha quindi il valore di un ritorno alla normalità e alla vita. No, io sono contenta perché finalmente si inizia una nuova vita, potrà finalmente andare a scuola, a fare qualche gita e quindi sono contenta. Sì, così potremmo tornare a fare molte più cose. Mi è dispiaciuto che non ho potuto fare la gita di terza media, che sarebbe stata una bella cosa. Spero con più libertà, che ci saranno meno restrizioni, siccome siamo tutti vaccinati quasi, diciamo. Tra sabato e domenica sono stati oltre 5.000 ragazzi nati nel 2002 e nel 2003 che si sono recati nei centri vaccinali calabresi per ricevere la prima dose del vaccino Pfizer, e da oggi anche il turno dei ragazzi della terza media. Mi sento un po' più sollevata, diciamo che queste mascherine un pochino ci hanno impedito di fare un po' di cose, questa pandemia ci ha bloccati un pochino, però diciamo che spero che con il vaccino si risolvi la maggior parte dei problemi che ha creato questa pandemia. L'ansia c'è perché comunque se ne sentono tante, anche una cattiva informazione sotto questo punto di vista, però abbiamo scelto il male minore, per cui penso che seguire appunto la campagna vaccinale sia risolutiva un po' per tutti. Lui non ha proprio esitato a fare il vaccino, appena gliel'ho detto stamattina mi ha detto sì, mamma, lo voglio fare, anche perché insomma, siamo più sicuri tutti, in vista dell'estate, anche soprattutto i ragazzi che avranno meno accortezze degli adulti, è meglio tutelarli.